E adesso è arrivato il momento di questo panel di discussione su alcuni aspetti di questo documento di principio contabile in bozza. I relatori saranno, provengono sia dalla parte dei preparers, coloro che i bilanci li fanno, e difatti abbiamo il dottor Guarini che è responsabile dei bilanci e reporti del gruppo Terna, e la dottoressa Fabiana Lungarotti, che è responsabile dell'amministrazione bilancio nelle Ferrovie dello Stato. Poi abbiamo anche chi questi bilanci li deve esaminare e dire se sono a posto, in osservanza dei principi contabili, quindi revisori. In rappresentanza di questa categoria abbiamo il dottor Giorgio Acunzo, che è partner di EY. E poi anche, per non farci mancare qualcosa di stimolante intellettualmente, abbiamo anche l'Accademia e quindi abbiamo il professor Sura, che è professore di ragioneria all'Università della Sapienza. Buongiorno. Nel corso di questa discussione, buongiorno a tutti, grazie di aver Buongiorno. partecipato. Ringrazio in anticipo per i contributi che darete. Nel corso di questa nostra discussione, tra l'altro, faremo partire anche due sondaggi. Quindi tutti coloro che sono collegati in questo webinar possono, se lo vogliono, partecipare a questi sondaggi che saranno molto utili sia a noi sia allo IASB per appunto dare un po' l'indirizzo di quello che potrebbe essere il miglioramento, l'accettazione o non accettazione di alcune parti del documento o il miglioramento del documento stesso. Ciò è così com'è possibile anche da parte dei partecipanti al webinar di porre domande ai panelisti, l'espressione, ma comunque oramai si usa questi termini mezzo inglese, mezzo italiano, chiedo scusa. Io comincerei con gli aspetti tecnici, perché questo exposure draft, questo documento in bozza, e pone anche delle difficoltà implementative, no? Se ne posso citare, per esempio, qualcosa che è stato citato anche da parte del responsabile dell'ARERA, cioè questa difficoltà a stimare in maniera attendibile i ricavi. Poi un altro potrebbe essere l'utilizzo del tasso di sconto di attualizzazione, e un altro ancora potrebbe essere, questo è stato già citato, il trattamento dei lavori in corso. Su questi, quindi io chiederei prima ai preparer e poi anche al revisore quali sono gli aspetti che loro ritengono maggiormente critici dal punto di vista tecnico di questo documento in bozza. E chiederei di rompere il ghiaccio al dottor Guarini. Non si sente. Sì, scusate, avevo il muto. Buongiorno a tutti, sono responsabile bilancio e reporting del gruppo Terna e quindi diciamo, tornerei su uno degli aspetti già citati nel corso della giornata, quello dei beni non disponibili per l'uso, che resta uno dei problemi applicativi probabilmente più discussi e più controversi. Come sappiamo, secondo le proposte dell'ED in generale, se l'accordo regolamentare consente a un'entità di includere regolamenti regolatori nella determinazione di una tariffa regolamentata per beni o servizi forniti in un determinato periodo, tali rendimenti regolatori fanno parte del corrispettivo totale della remunerazione per i beni e servizi forniti nello stesso periodo e dunque comportano la necessità di rilevare l'insorgenza di attività passività regolatorie. Questo criterio generale trova, come abbiamo già detto, un'eccezione per i rendimenti riferiti ai beni in costruzione, non ancora disponibili all'uso, i cosiddetti lavori in corso. Il rendimento di questi, non sarà considerato parte integrante del corrispettivo totale prima che le attività, siano disponibili per l'uso. Quindi, nel caso in cui ci sia una regolazione, come nel caso del settore elettrico, in cui la regolazione prevede il riconoscimento di una remunerazione durante la fase di costruzione,
Questa dovrebbe essere, secondo la proposta, essere sostanzialmente sospesa, iscrivendo una passività, come era chiarissimo nella slide presentata all'inizio degli interventi, è rilevata con un criterio sistematico durante il periodo di utilizzo dell'asset. Nelle basis for conclusion dello IASB, dello IASB indica che alla base di questa scelta, di questa proposta, c'è la coerenza con il principio generale sottostante il modello, che quindi nessun bene o servizio viene fornito utilizzando quello stesso bene prima che entri in esercizio, prima che sia disponibile per l'uso. In realtà noi siamo, diciamo, contrari a questa impostazione, siamo per la alternative view, perché sicuramente il tema merita discussione, sappiamo che è controverso e quindi, come diceva la stessa dottoressa Del Prete, anche l'EFRAG non ha una chiara impostazione. Però secondo noi è contrario allo spirito di una regolazione che riconosce una remunerazione per queste specifiche attività, per questa che è una performance vera e propria di costruzione. Ricordiamo che poi nella maggior parte delle regolazioni la copertura del costo vero e proprio avviene dopo l'entrata in esercizio con la copertura del costo degli ammortamenti, quindi questo è, diciamo, un incentivo che il regolatore riconosce alle attività di costruzione per incentivare l'ente regolato a portare avanti la costruzione, che verrebbe, diciamo, edulcorata da un trattamento del genere. E non vediamo tanto che sia un incentivo all'entrata in esercizio, insomma, ad accelerare gli investimenti, perché poi l'incentivo vero e proprio è costituito dal recupero del costo tramite appunto gli ammortamenti. Quindi questo è una prima tematica applicativa significativa. Una seconda è quella delle asimmetrie e delle carenze informative che ci possono essere da parte di alcuni enti regolati sulle tariffe stesse. Quindi in molte situazioni, in realtà non è il caso, diciamo, di Terna, però è un caso presente nel settore elettrico, in cui gli enti regolati non hanno una visibilità completa, non sono a conoscenza delle tariffe che gli saranno applicate prima che queste vengano poi deliberate dalle autorità stesse, per cui il regolatore ha solo una parte, vede solo una parte del tutto, non ha un perimetro completo, per cui non riesce a identificare le tariffe prima che vengano poi effettivamente applicate, quindi è necessario che ci sia uno spettro completo. E quindi in queste circostanze l'entità sembra avere dei diritti esigibili, ma potrebbe non essere in grado di tracciare le differenze temporali prima che siano effettivamente deliberate da parte dell'autorità. Quindi si tratterebbe di una questione di ambito di applicazione, l'entità potrebbe addirittura essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'ED, oppure un tema di misurazione per le attività e passività regolatorie. Quindi questo è un tema significativo che merita sicuramente di essere dipanato nella predisposizione del nuovo principio. Quindi secondo me questi sono i due elementi principali. Lascio la parola magari agli altri. Molto bene, grazie. Sì. Molto bene, grazie dottore. Allora io passerei la parola alla dottoressa Lungarotti. Voi ne avete identificate altre di difficoltà implementative? Voi intendo dire il compositore dello Stato. Sì, grazie. E diciamo che anche il gruppo Ferrovie dello Stato sta leggendo in maniera molto attenta questo special draft, perché ovviamente uno o più società del gruppo sicuramente ricadranno nel perimetro di questo nuovo principio contabile. E, diciamo che io mi focalizzerei e mi piacerebbe portare l'attenzione sul il tema della misurazione, la misurazione degli asset e delle liabilities, così come richiesto dalle special draft, quindi attraverso un'attualizzazione di flussi di cassa.
Diciamo che la mia attenzione, la nostra attenzione si focalizza soprattutto sul cercare di coniugare attentamente la parte, la richiesta del conceptual framework sull'attendibilità delle stime e quello che viene chiesto dalle exposure draft, quindi la necessità, la richiesta di scrivere asset e liabilities nel caso di contratti regolatori quando questi ultimi si rivelano più probabili che non, la famosa espressione more likely than not. E noi abbiamo toccato con mano, quindi parliamo di flussi di cassa e di flussi di cassa futuri. Usciamo da un anno, non è difficile nascondere, non è difficile farvi capire, 2020 in cui la pandemia come trigger event ha costituito per noi e per anche le altre società comunque una discontinuità, un trigger event che ha creato molte riflessioni sui flussi di cassa futuri. Tocchiamo con mano la difficoltà di poter avere delle faithful representation, quindi delle rappresentazioni fedeli e comunque attendibili dei flussi di cassa futuri. Nel caso dei contratti regolatori e nel caso che riguarda il gruppo Ferrovie, tra l'altro questi flussi di cassa futuri in cui la tariffa può essere modificata, si riferiscono al periodo regolatorio successivo a quello in vigore in cui si evidenziano queste differenze tra il consuntivo e quello che è stato preventivato. Pertanto il periodo regolatorio futuro consiste e si riferisce ai 5 anni successivi o anche più anni successivi. Quindi l'orizzonte temporale si allunga, si allontana e quindi la difficoltà di avere stime attendibili aumenta. E inoltre nelle special draft viene anche indicata la necessità di cercare di rappresentare tutti i rischi possibili, ad esempio è esplicitamente richiesto il rischio di credito. Nel nostro caso, quando andremo a scrivere asset liabilities, mi riferisco soprattutto al contratto regolatorio che riguarda il pedaggio dell'infrastruttura ferroviaria, lo scriveremo ad esempio l'asset verso un sistema, perché non sapremo chi sarà nel successivo periodo regolatorio l'esatta impresa ferroviaria che beneficerà o dovrà pagare una tariffa superiore. Questo perché non è un mercato, non è una clientela molto diffusa, non abbiamo un track record, perché questo è il secondo, siamo ancora nel primo periodo regolatorio, entreremo nel secondo periodo regolatorio a breve. Il nostro mercato, come sapete tutti, è costituito da 2 imprese ferroviarie nell'alta velocità e altre imprese nel trasporto merci, però non è un mercato, non è una clientela diffusa su cui abbiamo un track record e su cui possiamo ipotizzare ad esempio un rischio di credito. Quindi ci sono delle specificità caratteristiche della nostra realtà che dovranno essere analizzate con le richieste delle exposure draft. Quindi concludendo, diciamo che nelle basis of conclusion viene affermato che più il sistema regolatorio è solido, e cioè la solidità del sistema regolatorio è direttamente proporzionale con l'attendibilità dei flussi di cassa che andremo a stimare. Nel nostro caso non si tratta di solidità del sistema regolatorio, ovviamente non metto in dubbio la solidità dello stesso, quanto nel fatto che questo sistema, il nostro sistema regolatorio è giovane e quindi sta affrontando, ripeto, siamo nel primo periodo regolatorio, stiamo entrando nel secondo periodo regolatorio, sta affrontando delle criticità e delle tipicità che a mano che si presentano vengono affrontate e magari ancora sul secondo periodo regolatorio si presenteranno delle criticità che non abbiamo ancora ben chiare. E quindi nella stima dei flussi di cassa, nonostante sia un sistema solido, la leggerezza aleggia e quindi focalizzeremo e cercheremo di essere molto specifici e molto strutturati. Molto bene, grazie dottoressa. A questo punto darei la parola al dottor Acuzzo e vediamo di completare il quadro di questi possibili problemi implementativi. Grazie, buongiorno a tutti di nuovo. Mi soffermerò su taluni argomenti. Chiaramente anche noi stiamo osservando teoricamente l'exposure draft. E chiaramente quello che andrà a rappresentare un po'
la raccolta di qualche osservazione o dubbio che emerge da discussioni con clienti e operatori. Allora, in primis, uno dei punti, diciamo, che si ascolta è la interrelazione con l'IFRS 15. Ci dicevano all'inizio che le proposte sono state effettivamente concepite alla stregua di uno standard che si applica dopo gli altri standard, e dunque in particolare l'IFRS 15. Allora, un'entità rappresenta diritti e obblighi secondo gli attuali standard, e solo dopo ci si deve chiedere se sorgono, grazie all'accordo regolatorio, ulteriori diritti e obblighi che nell'ambito di queste proposte andrebbero riconosciuti. Questo è evidentemente assolutamente ragionevole. È ovvio che però l'IFRS 15 è uno standard molto complesso, molto cavilloso, e dunque qualche osservazione. Se ad esempio un'entità si trova a sostenere costi di training in un contratto con un cliente overtime, e sappiamo generalmente che questi costi non fanno avanzamento perché di solito vengono considerati setup activities, ma cosa accadrebbe applicando il modello? Dovrei riconoscere, avanzare, anticipare i ricavi che l'IFRS 15 non mi farebbe avanzare e iscrivere? Un'altra osservazione: si immagini il caso in cui un'entità rileva ricavi con i clienti da una parte del corrispettivo è soggetta a constraint, perché ad esempio sotto negoziazione, un change in order. Quindi nel mio esempio facilistico, 90 è quello che si può rilevare, 100 il teorico da contratto. Cosa accade se ad esempio c'è una variazione inaspettata dei costi e si va a erodere anche la parte del corrispettivo che è soggetta a constraint, e quindi secondo il modello dell'IFRS 15 non dovrebbe essere iscritta fin tanto che le condizioni non si sono verificate? Anche qui, guardando il modello proposto, la domanda che sorge è effettivamente se questi sono costi ammessi e rientrano nel regulatory agreement tramite total allowed compensation, sorge questo diritto, evidentemente si potrebbero iscrivere. Ma allora come questo si rapporta con il concetto di constraint della variable consideration? Forse sembrano già un po' elementi che vanno a guardare l'implementazione più ultima, però evidentemente, anche sentendo la discussione del rappresentante dell'ARERA, il modo con il quale le regolamentazioni funzionano hanno già questo livello di dettaglio. Mi sposto ora un po' più sulla considerazione, lasciatemi dire, propria del revisore. Si è notato che, a differenza dello IAS 37, l'exposure draft permetterà l'iscrizione di un maggior numero di attività con un livello di incertezze che potrebbero essere anche elevate talvolta. L'auditor dunque sarà chiamato ad effettuare maggiori procedure di revisione sulle stime, e questo comporterà maggiore judgment sicuramente, evidentemente per gli auditor, ma anche per i preparer. Questo evidentemente comporta maggiore complessità e maggiori costi. Un'altra osservazione raccolta attiene alla definizione di customer, poiché sono state osservate situazioni dove un soggetto terzo può intervenire pagando e incassando somme volte al rispetto dei vincoli del corrispettivo contrattuale, e penso che anche nelle slide dell'ARERA taluni fenomeni erano evidentemente rappresentati. In questi casi sarebbe utile un chiarimento per far sì che anche queste regolamentazioni e queste particolari interrelazioni con questi soggetti rientrino nel modello, considerando che in realtà questo soggetto che entra in gioco agisce quasi come un agent per il customer, appunto in forza della regolamentazione. Da ultimo, qualche parola va spesa con riferimento alla necessità che l'entità si dotino di processi e sistemi necessari per rendere ripercorribile ad un terzo l'applicazione del modello proposto, anche con riferimento alle aree dove può essere richiesto il significativo ricorso al giudizio professionale. Pensiamo sicuramente a riconoscimento, misurazione, definizione dei confini della regolamentazione, come indicato dalla dottoressa Del Prete. Il modello ad ora si basa su un'unità minima contabile pari ad ogni timing difference, quindi il messaggio chiave è che poi è che i sistemi amministrativo contabili, nel momento in cui ci sarà l'implementazione del modello, dovranno poi consentire
l'auditability, la tracciabilità di queste informazioni e dei dati da esse scaturenti. Grazie. Penso che a questo punto possiamo vedere il sondaggio. Quindi questi sono i risultati del sondaggio, l'applicazione per il 16% aspetto più critico, criteri di rilevazione contabile 34%, e criteri di misurazione attività e passività 50%, come era da aspettarsi probabilmente. Ok, a questo punto noi in Italia abbiamo esteso l'obbligo e la facoltà di utilizzare i principi contabili internazionali, quindi anche questo principio, al bilancio individuale d'impresa, quelli che poi nel linguaggio dello IAS vengono chiamati bilanci separati, quando c'è presente un consolidato. Quindi è il bilancio di esercizio, il bilancio che tra virgolette noi chiamiamo civilistico, dovrà riflettere in molti casi, quantomeno per le società quotate, anche questo nuovo principio contabile. E qui chiederei al professor Sura quali sono secondo lui, secondo i ricercatori, le difficoltà sia dal punto di vista civilistico, se esistono delle difficoltà, e anche dal punto di vista fiscale, perché poi il bilancio civilistico sappiamo che in Italia è la base per l'imponibile fiscale. Scappa. Sì, grazie Alberto. Ancora buongiorno a tutti. Allora, effettivamente l'adozione del modello che lo IASB propone ai fini della funzione organizzativa del bilancio, quindi ai fini di quella funzione del bilancio per cui è nel bilancio che si leggono i numeri chiave per determinare il capitale a tutela dei terzi, il dividendo distribuibile e così via, il fatto che si introduca un istituto contabile che tenda a normalizzare all'interno del periodo regolatorio o tra più periodi regolatori l'utile, quindi tende a stabilizzare il risultato economico e a stabilizzare il patrimonio netto, facendo emergere in maniera tempestiva componenti sia positive che negative di reddito che sono in corso di maturazione, derivano da un contratto che disciplina il rapporto tra un soggetto privato, normalmente il gestore di un'infrastruttura, e il concedente pubblico. Beh, questo è sicuramente positivo, quindi io non vedo in linea teorica un vulnus rispetto a queste novità contabili, rispetto alla funzione propriamente civilistica del bilancio. Il risultato economico sarà più capace rispetto al passato di esprimere la reale performance dell'impresa, il fatto che si sia tenuto conto di una passività regolatoria potrebbe per esempio inibire distribuzione avventata o comunque potrebbe dare una visione un po' più puntuale e precisa delle effettive consistenze patrimoniali dell'impresa. Quindi in linea teorica non vedo problemi rispetto alla funzione organizzativa. Certamente le attività e le passività che verrebbero iscritte in bilancio, queste sì, hanno una natura davvero particolare, perché non si tratta di attività passività finanziarie, non si tratta di valori negoziabili sul mercato, si tratta di crediti o debiti regolatori che poi però in molti casi, la cui esistenza in molti casi dipende anche dall'andamento della domanda da parte degli utenti in periodi successivi. Quindi c'è un'alea e c'è sicuramente una natura strana, difficile da inquadrare. Allora, dal punto di vista civilistico, noi avremo un decreto 38 sulla base del quale quello che il bilancio propone va bene ai fini della distribuzione del dividendo, ai fini del computo del capitale a tutela dei terzi, salvo che non venga tirata in ballo la valutazione al fair value. Quando si valuta al fair value, il decreto 38 pone dei paletti. E qui il tema interessante su cui si potrebbe ragionare è stabilire in che misura le disposizioni che il decreto 38 detta per gli utili o le perdite che derivano dall'applicazione del criterio del fair value possano essere estese anche a questi utili e perdite che deriverebbero maggiori ricavi o minori ricavi che deriverebbero dall'iscrizione di attività e passività regolatorie.
A me sembra che le fattispecie siano abbastanza diverse. Non me la sentirei di fare un parallelismo tra la normale attività finanziaria valutata al fair value e questi crediti o debiti regolatori. È diversa il motivo della loro esistenza, è diversa la negoziabilità, è diversa anche la stima con cui si addiviene proprio al loro computo. Quindi, secondo me, dal punto di vista civilistico, sarebbe opportuno che il decreto togliesse qualcosa. Ci vuole una norma ad hoc. In assenza di un chiarimento, il dubbio da parte degli operatori forte ci sarebbe sul regime di disponibilità di questi, soprattutto, maggiori ricavi. Mi riferisco in particolare al caso in cui l'applicazione del modello porti alla rilevazione di un'attività regolatoria. In assenza di un chiarimento, io ho delle difficoltà a pensare che si applicano le disposizioni del 38 relative agli utili che derivano dalla valutazione al fair value, però avrei anche delle perplessità a considerare liberamente disponibili quegli utili, quei maggiori ricavi, quindi quei maggiori utili, perché su queste attività regolatorie comunque grava un'alea, non è certa, insomma, almeno in molti casi. Quindi, da amministratore probabilmente accantonerei a riserva, ma sarebbe importante che ci fosse una disposizione che lo chiarisse, insomma. Non c'è da aspettarsi ovviamente che questo chiarimento arrivi dallo IASB, perché giustamente non si preoccupano di queste questioni. E invece dal lato fiscale, anche qui si apre una bella partita, perché il fisco, fermo restando il principio di derivazione più o meno rafforzata che in questi anni è stato più anche in occasione dell'emissione degli ultimi principi contabili adottati dalle imprese italiane, quindi fermo restando il principio generale di derivazione rafforzata, certo che qui le attività e le passività di cui stiamo parlando hanno una natura veramente strana, e il fisco normalmente tende a dare rilevanza o meno sulla base della natura dell'attività della passività che genera in questo caso il maggiore o minor ricavo che il conto economico presenta. Anche qui, secondo me, ci sarà bisogno di una normativa di coordinamento che chiarisca se e in che misura sono applicabili le regole ordinarie degli FRS 15, fondamentalmente. Gli FRS 15 ha avuto un quasi pieno sdoganamento fiscale, tranne un paio di punti circoscritti sui quali il legislatore fiscale impone le norme di variazione. Se valesse il principio generale, allora ci ritroveremmo a dover considerare rilevanti i maggiori o minori ricavi che derivano dall'applicazione del modello rate regulated. Probabilmente è quello che succederebbe se non ci fosse nessun chiarimento, perché in assenza di chiarimenti o posizioni che dicano il contrario, il principio di derivazione varrebbe, ma anche qui mi aspetto che cautela la prenda, perché insomma, nel caso di minori ricavi si tratta comunque di minori ricavi che derivano dall'iscrizione di una passività che, insomma, assomiglia parecchio a accantonamento, e sappiamo che il fisco in linea generale non consente di costi che trovano contropartita in un accantonamento. Nel caso dei ricavi, anche qua forse è più opportuno una considerazione attenta del regime civilistico che questi maggiori ricavi avrebbero, perché altrimenti potremmo arrivare al paradosso che, per carità, si è già verificato, che i maggiori ricavi e quindi i maggiori utili che derivano dall'applicazione di questo modello non possono essere distribuiti ai soci, ma vengono tassati ai fini fiscali. Per carità, è capitato in altre circostanze, capita, però insomma, non dovrebbe diventare la regola, ecco. Temo che sarà necessario un intervento sia sul fronte del decreto 38 sia sul fronte della normativa fiscale con un decreto di coordinamento, perché la fattispecie è troppo nuova per essere regolata con gli strumenti che conosciamo allo stato attuale. Grazie professore, molto interessante. Adesso per il dibattito io vorrei introdurre un altro argomento. Le imprese sono obbligate a utilizzare questo principio, questo futuro principio,
se e soltanto se esiste un contratto, cosiddetto contratto regolatorio, che sancisce diritti e obblighi che però devono essere tutelati. Mente. E questo che significa i famosi enforceable rights and obligations. E quindi significa andare a esaminare, direi in maniera più accurata, quali sono i rapporti, questi rapporti con l'ente regolatorio, questi contratti o queste concessioni. E volevo chiedere quindi alla dottoressa Lungarotti e al dottor Guarini se per quello che riguarda le loro imprese, i loro gruppi, hanno già fatto una analisi preliminare a questo riguardo. Dottoressa, magari comincia lei. Sì, certo. Allora, sì, ovviamente, vista come abbiamo visto la storia di questi endorsement dell'analisi sono stato fatto su questi tipi di contratto, ormai è legata ad un periodo di medio tempore, è un po' che ne parliamo, è un po' che le analizziamo e sicuramente un assessment all'interno del gruppo UFS è stato fatto e ad oggi, non ci fermeremo ovviamente qui, ma ad oggi ci sono dei contratti che secondo noi rientrano o potrebbero rientrare all'interno del perimetro ma con delle particolarità caratteristiche del business. Ovviamente prima fra tutti è la nostra società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, il nostro gestore dell'infrastruttura RFI, Rete Ferroviaria Italiana, la quale ha un contratto di concessione, ha una tariffa regolamentata che è il pedaggio ed ha un contratto regolatorio che permette di modificare la tariffa nel caso in cui le situazioni di consuntivo si discostano dalla situazione prevista su cui è stata fatta la tariffa base iniziale. Certamente anche qui ci sono delle caratteristiche specifiche, come dicevo prima la modifica della tariffa può avvenire solo nel periodo regolatorio successivo a quello vigente e essendo periodi regolatori di 5 anni abbiamo detto la tariffa può essere modificata a distanza anche di parecchi anni e come dicevo anche prima non è facile identificare chi sarà il cliente che riceverà queste tariffe differenziate e modificate, legate però all'andamento del business del periodo regolatorio precedente. Inoltre, si può dire che ad oggi la modifica della tariffa unitaria, quindi della tariffa del periodo regolatorio successivo, è legata ad una modifica dei volumi di percorrenza, quindi dei volumi delle imprese ferroviarie che passano sulla rete infrastrutturale, mentre sembrerebbe non legata a eventuali costi emergenti o investimenti emergenti che non sono stati previsti. Quindi diciamo che la tariffa verrà modificata nel caso in cui ci sono volumi discordanti dalle previsioni, come potete immaginare è avvenuto nel 2020 a causa della pandemia e del fatto che per un periodo di tempo più o meno lungo, anzi per noi lungo, i treni sono stati fermi e quindi non c'è stata percorrenza sulla nostra rete infrastrutturale. Poi c'è un'altra nostra società, che è la nostra società pugliese, FSE. Anche loro hanno la gestione della rete infrastrutturale locale, quindi il modello è molto simile a quello di RFI. La tipicità e la particolarità che è all'interno della stessa società che gestisce, ovviamente in una business unit, una divisione differente, attualmente c'è anche la società che gestisce il trasporto. Quindi la tipicità di questa società è che in una business unit c'è il gestore dell'infrastruttura e in un'altra business unit c'è il cliente che potrebbe potenzialmente ricevere un incremento di tariffa nel periodo regolatorio successivo. Quindi questa è una caratteristica particolare riferita alla regione dove nella stessa società insistono attività del settore del trasporto differenti. Infine abbiamo cercato di esaminare anche
i contratti di servizio che la nostra società di trasporto ferroviario passeggeri regionale Trenitalia firma con le regioni vincendo dei bandi e quindi ipotizzando un PEF e poi applicando un PEF, un piano economico finanziario di 10 anni. In quest'ultima fattispecie diventa un po' challenge capire chi è il cliente della nostra impresa che ha un contratto di servizio con la regione, perché come immagino sapete o brevemente vi descrivo, in pratica i ricavi per un trasporto regionale vengono dati in parte dalla regione e in parte dai biglietti dei passeggeri che salgono sui treni. Nel momento in cui il consuntivo, quindi i conti economici annuali, si discostano da quello che è la previsione del PEF, è la regione che garantisce l'equilibrio finanziario dell'anno, quindi non cambiano le tariffe dei passeggeri, quindi il biglietto unitario dei passeggeri, quindi sembrerebbe che il cliente dal punto di vista del principio contabile è la regione e non i passeggeri. E infine un'altra particolarità che ci ha permesso di comunque lasciare fuori dal perimetro di questo nuovo principio contabile, almeno il contratto di servizio da parte delle società passeggeri, è il fatto che l'IFRS 15 permette già alla società di scrivere i crediti, in questo caso crediti e debiti regolatori. E quindi abbiamo accolto per ora con entusiasmo il fatto che il nuovo principio contabile che verrà indorsato esplicitamente parla di overlay rispetto ad altri principi contabili. L'IFRS 15 a nostro avviso per ora nel contratto di servizio di Trenitalia è sufficiente per gestire e per poter scrivere questi crediti e debiti regolatori e il nuovo principio non aggiungerebbe altro rispetto a quello che è già scritto nel bilancio. Pertanto riteniamo che ad oggi vista la particolarità del contratto, dei contratto dei servizi di Trenitalia, visto il fatto che comunque già principi contabili già in essere permettono una rappresentazione a nostro avviso assolutamente veritiera e corretta, continueremo ad analizzare il contratto di servizi di Trenitalia, ma lo riteniamo per ora fuori dal perimetro. E diciamo che abbiamo fatto un assessment appunto teorico, generale, non siamo ancora entrati nei dettagli degli impatti di sistema, degli impatti di rendicontazione che ciò può portare. Sicuramente la rendicontazione, comunque l'impatto operativo, si aggancerà alla contabilità regolatoria che noi ovviamente facciamo già per la nostra autorità e sicuramente questo principio contabile verrà portato al tavolo con l'autorità regolatoria, perché avere un altro punto di vista per il nuovo periodo regolatorio che sta per nascere è sicuramente molto utile e sicuramente completa la vista di questo sistema regolatorio che, come ho già detto prima, è giovane e in evoluzione. Grazie mille. L'analisi è stata fatta anche per Terna, immagino, e quindi dottor Guarini, a lei la parola. Sì, allora l'analisi chiaramente di dettaglio sono ancora in corso. Anche noi, diciamo, da principio, dall'inizio, abbiamo seguito, accolto sicuramente favorevolmente una nuova impostazione contabile della materia. Dall'inizio seguiamo i vari progetti che si sono succeduti sul tema. Stiamo facendo le analisi interne, chiaramente ancora a livello, diciamo, teorico, e ancora non abbiamo identificato gli impatti quantitativi. Diciamo che per chi non conoscesse Terna è il TSO italiano, quindi titolare della concessione governativa sul trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica in Italia. E quindi su questa, che fa scaturire quindi la tariffa di trasmissione, dispacciamento e altre deliberazioni connesse, diciamo abbiamo pochi dubbi sull'ambito di applicazione. Molto molto probabilmente rientreremo pienamente nell'ambito di applicazione del nuovo principio.
dovranno essere verificate però tutte le sfaccettature, tutte le componenti tariffarie che ci sono all'interno delle più ampie tariffe di trasmissione e di spacciamento. Quindi diciamo che abbiamo un'idea di massima che rientra, di entrare, e andranno verificate tanti aspetti poi e tematiche applicative a cui accennavamo anche prima. E il gruppo Terna è titolare anche di concessioni per l'attività di trasmissione, soprattutto in Sud America. Anche queste derivano da concessioni governative, quindi probabilmente rientreranno nell'ambito di applicazione del principio, ma andranno verificate, insomma, in dettaglio. Le stiamo verificando se e come applicare la disciplina del nuovo principio. Sono sicuramente utili interlocuzioni con l'ARERA, con l'autorità a riguardo, e chiaramente per la parte nazionale. E mi preme sottolineare che quello che riteniamo sia di base un tema molto rilevante è l'impatto sui processi e sistemi, perché diciamo, per una società regolata al 95% del proprio business come Terna, l'impatto applicativo non è risolvibile con scorciatoie o sistemi semplificati. Faccio l'esempio di banali fogli di calcolo, Excel o qualche scrittura contabile, ma diciamo, andranno posti in essere dei sistemi, delle procedure informatiche, comunque contabili complesse, che devono essere in grado anche di essere dinamiche, poter essere modificate al cambiare delle assunzioni o delle impostazioni regolatorie nel tempo. Quindi sicuramente è una tematica da non sottovalutare nell'ambito transition. Il principio parla di 18-24 mesi per l'entrata in vigore dalla pubblicazione del principio, è un arco temporale probabilmente che può sembrare ampio, ma che insomma sicuramente non lo è, insomma, non è da sottovalutare. Queste sono le cose principali, insomma. Grazie. Penso che avevamo fatto partire un sondaggio anche su questo aspetto. Chiedo alla regia se abbiamo i risultati. Altrimenti procediamo. Quando c'è un nuovo principio, eccolo qua, risultato, direi che poteva essere scontata la risposta. La domanda è se questo nuovo principio contabile avrà presumibilmente effetti rilevanti nel bilanci delle nostre società. Direi che per usare un'espressione inglese, overwhelming majority per il sì. Grazie mille. Ecco, ogni volta che c'è un nuovo principio contabile che è particolarmente pervasivo ed innovativo, occorre fare un'analisi di impatto. Oramai l'abbiamo imparato da tempo che lo facciamo. Che può essere a livello micro, per esempio i costi per le imprese, come ci ha già detto il dottor Guarini, ma soprattutto a livello di sistema, a livello macro di sistema. Volevo chiedere al professor Sura se, come accademici, c'è stata già qualche riflessione sull'argomento. Chiaramente non può essere un'analisi documentale o statisticamente valida, ma qualche riflessione sull'argomento è stata fatta? Allora, ci si sta ragionando, ovviamente, e abbiamo un po' il vantaggio che deriva dal fatto che di questo tema si discute ormai da tantissimi anni. Il discussion paper fu pubblicato 7 anni fa ormai, quindi abbiamo avuto modo di ragionare un pochino sugli impatti sul mercato anzitutto e poi sul sistema in generale. Allora, cominciando dagli impatti sul mercato, primo dato che
insomma, si può considerare è che gli investitori hanno un po' latitato nel processo di consultazione che ha seguito la pubblicazione del discussion paper. Però un po' di evidenze empiriche ce le abbiamo. Anzitutto c'è una giurisdizione, il Canada, dove le attività di passività regolatorie vengono iscritte in bilancio, quindi c'è già una storia di comunicazione al mercato da parte di alcuni operatori quotati di questi valori. E questa storia ci insegna che sono apprezzati, sono valori fondamentali per la valutazione che fanno gli analisti. Sempre le evidenze empiriche ci suggeriscono che queste grandezze, magari quantificate in modo non del tutto omogeneo, comunque vengono comunicate dalle imprese e vengono utilizzate dagli analisti nei loro calcoli. Quindi un pochino potrebbe già scontare l'esistenza dei crediti e debiti regolatori, e quindi almeno dal punto di vista del mercato si potrebbe pensare che l'impatto non sia poi così significativo. In realtà la pubblicazione del principio si porta appresso dei vantaggi non da poco in una prospettiva, diciamo, di sistema. Il primo è che finalmente tutte le imprese cominceranno a calcolare questi numeri con criteri omogenei. Quindi, insomma, l'incertezza sulla stima di queste grandezze, insomma, non dico che verrà completamente meno, perché si tratta sempre di grandezze stimate, però sicuramente il grado di attendibilità di questi numeri aumenterà sicuramente. Poi il fatto che si comincia a dare disclosure di questi valori nei bilanci produce degli effetti a cascata che abbiamo riscontrato già in occasione della pubblicazione di altri principi. Penso per esempio al tema dei rapporti tra banca e impresa. Il fatto che i contratti di finanziamento prevedano di regola dei covenant che sono agganciati a grandezze desunte dal bilancio e che da quello che abbiamo riscontrato non è che ci sia chissà quale raffinazione nella scelta del modello con cui definire i valori soglia che poi fanno scattare o meno il covenant. Il fatto che i bilanci delle imprese IAS comincino ad esporre questi valori determinati in maniera standardizzata, anche da questo punto di vista potrebbe aiutare, perché ad oggi c'è qualcuno che magari che una qualche attività passività regolatoria se l'è scritta, chi non se l'è scritta, ma magari chi se la scrive la calcola con metodi diversi. Omogeneizzare tutto fa sicuramente bene anche da questo punto di vista. Ma forse l'impatto, diciamo, di sistema più interessante che potrebbe prodursi e che si va un po' scoprendo in questi giorni è quello proprio dei rapporti tra imprese e autorità di regolamentazione. Effettivamente la proposta dello IASB, che finalmente è scelta nel dettaglio proprio sulle modalità di calcolo delle attività e passività regolatorie, ha reso un po' tutti consapevoli che quantificare queste attività e passività alla luce dei contratti esistenti, alla luce dei piani regolatori esistenti, dei piani tariffari con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, in certi casi non è agevole, perché ci sono proprio delle lacune nella scrittura di questi piani tariffari, almeno per quanto riguarda alcuni settori, o perlomeno alcuni aspetti non trascurabili dell'economia complessiva di questi accordi non sono esplicitati in maniera così puntuale, così chiara dalla regolamentazione vigente. Questo viene messo in luce dall'applicazione del principio, che invece impone di fare calcoli precisi sui flussi, sui tassi, e questo ci aspettiamo che generi un effetto positivo sicuramente di sistema, perché rende un pochino più consapevoli operatori e autorità di regolamentazione nel momento in cui si siedono a un tavolo e magari rinegoziano i piani tariffari degli anni a venire. Ecco, quindi questo effetto sicuramente sarà positivo. L'effetto sui mercati un pochino lo diamo per scontato, sicuramente ci sarà il vantaggio che i numeri vengono determinati in maniera più omogenea rispetto a prima. Grazie professore. A questo punto io mi rivolgerei al dottor Acunzo, in quanto esponente della, diciamo così, del settore della revisione contabile, per chiedergli se questo nuovo principio contabile, quando sarà in vigore, porrà dei particolari problemi anche ai revisori.
Ma sicuramente challenge ce ne sono, e, diciamo, la mia risposta è molto teorica, anche se poi le difficoltà si vedono quando c'è l'applicazione dettagliata. Ecco, sicuramente, come detto prima, c'è la necessità che le entità si dotino di processi e sistemi necessari per rendere ripercorribile ad un terzo l'applicazione del modello che è stato proposto, anche con particolare riferimento a quelle aree dove poi è richiesto un significativo ricorso al giudizio professionale. E chiaramente questo è un effort che non è che si fa solamente nei 12 mesi di implementazione. Come ha detto anche il collega prima di Terna, c'è un nuovo processo che va posto in essere, dunque le nostre attività dovranno essere sì one-off, ma saranno anche un po' più ricorrenti e normali nel momento in cui questo nuovo layer si aggiunge. Però non è solo un tema di numerico, ma è anche un tema di requisito di informativa. Immaginiamo un conglomerato operante in diverse aree geografiche soggette a plurime regolamentazioni. In questi casi, chiaramente la conglomerata dovrebbe avere processi e sistemi non solo per gestire l'accounting e l'applicazione numerica del modello, ma anche per costruire le disclosure di bilancio in base ai requisiti proposti. E dunque anche qui sarebbe utile, assodato che questo processo e sistema da implementare copre anche quest'area, però da revisore forse sarebbe utile capire in anticipo come le disclosure debbano essere ad esempio costruite, tenendo a mente, diciamo, il grande progetto dell'OIASBO sulla Disclosure Initiative, che chiaramente cerca di rendere tutto molto chiaro, conciso e diretto, evitando descrizioni boilerplate. A questo inoltre vorrei aggiungere qualche ulteriore spunto pratico. In primis, sulla proposta volta alla determinazione della congruità del tasso di attualizzazione utilizzato per la definizione del valore attuale dei flussi futuri alla base della misurazione delle attività regolamentate. Dico attività regolamentate perché gli stessi criteri in questo momento nelle D non sono previsti per le passività. Valutare la congruità del tasso è sicuro un elemento non estraneo agli standard, ma nella fattispecie può divenire un esercizio molto discrezionale. Pensiamo alla slide proiettata prima dal rappresentante di Arera, dove c'erano la componente KD, KE, il tutto era unito in un unico tasso. Dunque, come si applicherebbe il modello? Le proposte dicono di usare il maggiore tra il tasso regolatorio e il tasso di interesse definito come minimo. Dunque, se generalmente il primo risultasse essere superiore, è sempre applicabile, perché magari va a includere per definizione, oltre alla componente denaro, anche la componente di premio per il rischio. Chiaramente l'esercizio di sufficienza del tasso diventerebbe quasi un esercizio solo di scuola, però ecco, sarebbe utile un esercizio. Un esempio pratico, magari avendo a mente proprio casi come quello presentato dal membro di Arera. È anche vero che se però si andasse a considerare solo ad esempio la componente KD, si inizierebbe a fare una sorta di unbundling del tasso, dunque anche bisognerebbe apprezzare un po' più in maniera ampia gli effetti del modello, che comunque porterebbero a rappresentare grandezze che poi nella definizione della regolamentazione non sono identificate come tali. Ancora velocemente vorrei citare, come tra l'altro richiamato dalla dottoressa Del Prete, le proposte sui confini della regolamentazione. Queste servono per comprendere il periodo in cui è possibile rilevare attività e passività regolatorie, però penso ai casi in cui le entità, e noi ce ne sono costrette ad operare in prorogazio, quindi in attesa della fissazione della nuova gara, ma comunque non possono sottrarsi. Allora mi chiedo se queste entità possono o meno applicare il modello, o meglio, un'idea forse la ho, leggendo le D, però forse non sarebbe proprio corretto che queste non potessero rilevare attività e passività regolatorie. E infine un unico punto che da revisori ci stiamo chiedendo, come con riferimento agli altri standard, in particolare mi viene in mente lo IAS 36, come si definiscono le CGU in presenza di attività e passività regolatorie. Nelle basis for conclusion è scritto chiaramente che nell'ottica, diciamo, nelle assunzioni dello IASB, queste producono flussi di cassa generalmente indipendenti, dunque
in automatico il modello di costo modificato le porta ad avere un impairment, cioè ad essere misurate già ad un valore recuperabile senza impairment. Però non dimentichiamo che i flussi di cassa vengono utilizzati anche per fare il test sugli altri assets che sono nello IAS 16, sugli assets in concessione che magari in un modello IFRIC 12 sono inseriti. Allora, come si definisce la CGU? Con, senza, come si devono utilizzare i tassi? Questo è uno degli esempi che però fa capire che nell'implementazione la vera sfida. Dunque, che l'auspicio è che vi sia sempre un supporto per l'implementazione anche dopo la pubblicazione dello standard. Fermo quello che dicevo inizialmente, il nostro focus è sempre sulla robustezza dei processi e sistemi, sulla ripercorribilità e tracciabilità non solo del dato e dell'informazione contabile, ma ancor di più delle scelte e delle assunzioni esercitate, visto che comunque sono molte le aree di judgment dove bisognerà fare stime discrezionali. Grazie. Grazie mille. Stiamo arrivando abbastanza, siamo arrivati alla fine, penso. Quindi, come in tutti questi dibattiti, alla fine si tirano le conclusioni. Quindi volevo chiedere a ciascuno dei nostri partecipanti al panel quali sono le loro considerazioni di sintesi. Ladies first, quindi chiederei magari alla dottoressa Lungarotti di cominciare. Grazie. In conclusione, noi riteniamo che la bozza di principio contabile abbia affrontato in maniera esaustiva molti dei temi principali. I temi principali sicuramente si è andata nei dettagli in molti aspetti, quindi ci ha dipinto davanti un panorama che ora è molto chiaro, molto più chiaro e ovviamente con le dovute criticità che ogni business ha. Siamo andati anche a vedere l'appendix D che riguarda anche gli amendments per quanto riguarda gli altri principi contabili. Io ritengo molto importante l'omogeneizzazione di questo principio con tutti gli altri principi contabili che sono già in vigore e che inevitabilmente sono toccati e sono tanti. Nella bozza di principio contabile sicuramente si fa molto spesso riferimento agli IFRS 15. Come anche ho fatto nell'esempio e nel caso pratico all'interno del nostro gruppo, ci sono situazioni in cui sono borderline IFRS 15 e nuovo principio contabile. A me piacerebbe chiarirmi le idee su questi confini e su queste boundary tra l'uno e l'altro, come anche lo IAS 37. Secondo il mio parere, le asset e le liabilities che derivano dai contratti regolatori dovrebbero avere un'exemption, dovrebbero essere avere un'esclusione da parte dello IAS 36, perché l'exposure draft dà delle soglie di recognition diverse rispetto allo IAS 37, quindi bisognerebbe verificare e analizzare la relazione tra questi due principi. E poi, come Giorgio ha già rappresentato, ci sono molte interfacce con lo IAS 36, lo IAS 16, gli IFRS 3, le business combination, quindi le PPA, la possibilità di iscrivere o non iscrivere durante la PPA o questi asset o liabilities regolatori per la definizione poi del goodwill rimanente. Insomma, io credo che attenzione di come questo nuovo principio contabile si incastona all'interno dei principi contabili già esistenti sarà molto utile per noi preparers nel momento in cui per la prima volta si affaccerà all'interno dei nostri bilanci e dovremo applicarlo. E per questo aggiungo anche che in esperienze passate un transition group, nel momento in cui un nuovo principio contabile entra in vigore, in passato è stato utile e mi auspico che possa essere utile, che possa essere formato anche in questo caso. Grazie.
Grazie mille. Dottor Guarini, sì. Le sue conclusioni? Sì, in conclusione allora, ribadisco insomma, che in generale accogliamo favorevolmente il nuovo principio che permetterà di rilevare in bilancio maggiori informazioni sulla regolazione e relativi impatti quantitativi utili per chi poi va a utilizzare il bilancio, quindi a chi va a leggere il bilancio. Sicuramente già leggendo il principio e poi sicuramente nella pratica, quando dovremo effettivamente andare a preparare i bilanci, ci accorgeremo che ci sono molti aspetti particolari che devono essere spiegati meglio. Un esempio può essere quello delle differenze nel valore degli ammortamenti tra gli asset calcolati secondo gli A16 e i valori regolatori, che possono in generale riconoscere maggiori o minori valori su alcuni elementi, come per esempio le rivalutazioni della RAB. Quindi esistono differenze tra valori contabili e regolatori e dovremmo chiarire come dovrebbe essere chiarito come trattarli, se come target profit o come altri elementi. Quindi questo è solo uno degli esempi, ma sicuramente sono già rinvenibili aspetti da spiegare meglio e ne verranno fuori altri quando andremo poi effettivamente a vedere tutte le componenti, a entrare nel dettaglio di tutte le componenti tariffarie. Come già dicevo nel precedente intervento, gli impatti organizzativi sui processi sono significativi e quindi effettivamente è necessario sia dare il tempo giusto ai preparer per essere pronti ad applicare il nuovo principio, e sia, come diceva prima Fabiana, individuare un istituire proprio costituire un transition group che supporti i preparer con le risposte a eventuali domande o inquiry in generale, insomma richieste di supporto sicuramente saranno necessarie. Insomma, già da un'analisi desk si vincono tante problematiche applicative e ne scaturiranno sicuramente altre quando poi si entrerà nel dettaglio, insomma. Certo, questo. Come si usa dire, il diavolo sta nei dettagli. Sì, esatto. Va bene. Professor Accunzo, a lei la parola, se posso. Grazie. Io personalmente esprimo supporto non solo per il progetto, ma ancor di più per la sua definizione. Disciplinando aspetti così pervasivi per un bilancio di un'entità soggetta a regolamentazione, il mio auspicio è che nel processo di rideliberazione siano forniti, chiaramente in base ai feedback dei costituenti, sufficienti elementi per consentire poi un robusto esercizio del giudizio professionale alle entità che lo applicheranno, in modo da far sì che l'auditor possa agevolmente ripercorrere i giudizi, la tracciatura dei dati, la costruzione degli stessi. Ecco. Inoltre l'invito prima di tutto ai preparer è quello di esplorare in dettaglio quanto prima le interrelazioni pratiche con gli altri standard, in modo da consentire poi allo IASB di finalizzare questo processo e lavorare su questi dettagli che sono un po' il diavolo della situazione. Diversamente forse da altri standard, la fase DD qui è veramente importante, quindi l'auspicio è che molti partecipino. Come già detto da Cosimo e Fabiana, anche noi auditor abbiamo trovato grandissimo aiuto nei transition group e quanto mai su questo progetto ci auspichiamo che ne possa essere formato uno. Grazie. Last but not least, Alessandro. Allora, provo anche a affrontare un tema, ecco, che in conclusione ci sta bene, ci viene sollevato nella chat. Il principio credo che generalmente piaccia e soprattutto serva, quindi l'auspicio a questo punto è che risolti i problemi tecnici, alcuni dei quali sono stati evidenziati anche oggi, si arrivi quanto prima alla pubblicazione di un principio definitivo.
A questo punto il secondo fronte che si apre immediatamente, ma forse è un fronte che dobbiamo considerare già aperto, è quello dei principi contabili nazionali, perché insomma è vero che è un fenomeno questo delle rating regulation un po' da grande impresa, ma in realtà se andiamo a vedere il numero di operatori che opera in ambiente rate regulated, probabilmente scopriremo che anche in Italia ce ne sono tantissimi che fanno il bilancio con gli OIC. Quindi io mi aspetto che qualcosa del genere si faccia anche a livello IC. E sicuramente il fatto di operare con imprese che tendenzialmente hanno dimensioni minori potrebbe indurre l'OIC a fare regole magari un po' più semplici, che più o meno ricalcano il modello IASP, ma danno delle facilitazioni che tengano conto anche del profilo dimensionale, però mi sembra assolutamente ineludibile che insomma i due progetti vadano avanti di paro passo. E la domanda che mi faccio, ma non ho nessuna pretesa di dare una risposta, è se e in che misura si possa considerare già applicabile un modello simile Special Draft anche oggi. In fondo questo è un principio che andrebbe a regolare una materia che ad oggi non è assolutamente regolata. Quindi le imprese si sono un po' arrangiate ognuna a suo modo, il fatto che esca una bozza di principio, per carità, ancora bozza, ma che dà un modello tutto sommato ragionevole, che dà indicazioni specifiche interessanti, io mi chiedo che impatto possa avere sulle prassi attualmente in uso delle imprese. Bisogna lavorare ecco, su questi temi qua, sicuramente, nell'immediato futuro bisogna ragionare su questi fronti. Grazie mille, e questo conclude la sessione del dibattito con i nostri relatori e si apre quella delle Q&A, come si usa dire, cioè questioni e domande. Una domanda, ha già risposto Alessandro, perché la prima domanda è: qualora adottassimo anche per i principi contabili nazionali questo principio o qualcosa di molto simile, sarebbe opportuno prevedere semplificazioni per le piccole imprese? Certamente l'OIC ha sempre tenuto presente questo aspetto, a differenza dello IASP invece queste cose non le fa. L'altra domanda è una domanda che avrei voluto fare anch'io, e cioè, ma ci sono interazioni, sovrapposizioni o problemi di compatibilità tra questo Exposure Draft e l'IFRI 12? Non so, io magari chiederei in prima battuta a Giorgio se può rispondere o provare a rispondere a questa domanda. Grazie Alberto. E questo abbiamo detto un overlay, quindi l'IFRI 12 è un modello dove si rilevano ricavi nella fase di costruzione guardando gli IFRS 15, è un'interpretazione, no? Quindi non dice nulla di più se non uno specifico punto, e poi nella fase di operation ti dice cosa fare, sempre guardando gli IFRS 15 con i ricavi, e nel caso in cui si abbia il diritto incondizionato ai flussi di cassa ti introduce il Financial Assets Model, piuttosto se hai diritto a sfruttare quella concessione, lasciami dire, il diritto a sfruttare la concessione, altrimenti può essere un intangibile. Ora, come si innesta il modello? Il modello si innesta teoricamente nel momento in cui l'attività del concessionario è in corso, quindi se esiste una regolamentazione on top dell'accordo dell'IFRIC 12, e che stabilisce anche un total allowed compensation per far sì che da un anno all'altro il soggetto che opera questa concessione non debba avere questi picchi in alto e in basso, anche perché per business le persone che entrano in questi tipi di intraprese hanno una sorta di tir fissato nella mente dall'inizio, no? E allora il modello in quanto overlay dovrebbe essere applicabile sempre come un overlay, però va da sé che, come dicevamo prima, i ricavi si registrano sotto gli IFRS 15, quindi qualsiasi impiccio ci possa essere
o interrelazione con gli FRS15, lo si troverebbe anche negli FIC12. Un po' più, secondo me, rilevante è quando ci sono le acquisizioni aziendali, perché fin tanto che l'asset si sta costruendo, va da sé che se sia una sorta di modello di costruzione del costo. Quando però si va ad acquistare una società che fa i FIC12, teoricamente applicando gli FRS3, lì si valuta il fair value, no? Diciamo, chiamiamolo immobilizzazione per utilizzare l'esempio più facile. Allora, lo standard ti dice, o meglio, le proposte nelle DIT dicono quando ci sono le condizioni bisogna identificare le attività e le passività regolatorie secondo questo modello. Però una delle domande che mi faccio io è, che però non è solo dell'IFRIC 12, è anche prima di tutto dell'interrelazione con gli FRS3, come diceva Fabiana prima, ma come si gestiscono questi flussi di cassa che alla fine genericamente sono sempre solo quelli dei clienti? Quindi, in sintesi, ci possono essere interrelazioni? Sicuramente sì. Possono essere problematiche? Non è detto. Se ci sono impicci nelle interrelazioni con altri standard, sicuramente ci saranno anche in un modello FRS. Spero di aver risposto come ritenete. Sì, grazie. Se gli altri relatori vogliono aggiungere qualche cosa su questo argomento, altrimenti andiamo a vedere che non ci sono altre domande. Quindi ringrazio nuovamente tutti i relatori, quelli di questa tavola rotonda e anche quelli che ci hanno preceduti. Io credo, a nome dell'OIC, penso che questo sia stato un argomento che ha fornito spunti di riflessione ai regulators contabili, agli ASB e anche all'EFRA, che non è un regulator contabile, ma deve dare il suo parere su questi nuovi documenti, e direi che possiamo chiudere ringraziando anche tutti i partecipanti che non abbiamo potuto vederli in faccia per via della pandemia. Speriamo in futuro di fare un video di questo tipo, ma in presenza. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.